Vuoi capelli più belli, forti e sani? Guarda questo video fino alla fine perché ti svelerò tutti i miei segreti sulla cura dei capelli. Quando si pensa alla cura del capello, in automatico si pensa subito e soltanto a shampoo, balsamo e maschera. Di la verità, l'hai pensato anche tu. Questi prodotti sono importantissimi, però in realtà ci sono anche tante altre cose che è importante considerare per avere dei bei capelli. Ho detto 800.000 volte capelli in questa frase e continuerò a dirlo. Comunque, vabbè, andiamo avanti. In questo video vi parlerò di tutto, mi sono anche segnata alcune delle vostre domande per essere il più esaustiva possibile e vi parlerò anche di come coloro i capelli a casa da sola. Quando devo lavare i capelli, se ho tempo, faccio una maschera pre-shampoo. Non la faccio sempre perché non sempre ho tempo, a volte devo lavarli e sono di corsa. Quando invece magari lavo la sera e quindi magari ho un pochino più di tempo, faccio fare una maschera pre-shampoo, a volte sulle lunghezze per andare ad idratarle, altre volte invece per il cuoio capelluto. Diciamo che ascolto sempre quelle che sono le mie necessità e agisco di conseguenza. Quanto riguarda lo shampoo, e in realtà per quanto riguarda in generale i prodotti dei capelli, mi piace cambiare, mi piace provare prodotti differenti. Sapete che per lavoro io ne provo tantissimi. Per far vedere lo shampoo Olaplex numero 4C, questo è il Clarity Fine Shampoo. Lo faccio vedere perché ho sempre amato Olaplex, ma ho sempre utilizzato i prodotti Olaplex per quanto riguarda le lunghezze e non avevo mai provato appunto un shampoo di questo brand. Mi piace perché va a purificare la cute e al tempo stesso anche molto delicato. Io ho una cute tendenzialmente grassa ma anche molto sensibile, che si irrita facilmente. Non utilizzo sempre solo lui, ripeto, mi piace alternare. Utilizzo spesso anche alcuni shampoo solidi di Lush. In generale appunto ci sono tanti brand che mi piacciono. Mi piace molto Biopoint, infatti vorrei far vedere questa maschera, che tra l'altro è finita, mi dispiace, perché è una delle mie maschere preferite. Amo molto anche Aveda, amo Fito, insomma diversi brand. Non vi ho detto una cosa: dopo aver applicato lo shampoo utilizzo sempre un tool come questo per massaggiare la cute e mi aiuta proprio a pulire la cute a fondo e poi anche a mantenerla pulita più a lungo. Lascio il link nell'info box. Con la parentesi, se pettinate i capelli in doccia mi raccomando siate molto delicate, perché è facile andare a spezzare i capelli. Utilizzo la Tangle Teaser, io parto sempre dalle punte, comincio pettinando la parte finale e poi piano piano salgo. Dopo aver lavato i miei capelli di solito li avvolgo in un turbante come questo, la tengo in posa almeno una decina di minuti, se più tempo anche di più. Aiuta ovviamente a togliere l'acqua in eccesso e poi aiuta anche a prendersi cura del capello, che risulterà meno crespo e più bello. Vi lascio il link. È uno strumento molto utile, come anche la federa in seta o in raso. Io da quando l'ho scoperta non l'ho più abbandonata. Ha diversi benefici sia per i capelli che anche per la pelle ed è utilissima se soprattutto come me dormite come non si dovrebbe dormire, ovvero o con la faccia verso il cuscino oppure di lato. Io dormo sempre da questo lato, infatti questo lato è un po' più bruttino di questo. Non fate come me, voi dormite così con la testa in su, non toccate il cuscino. Meglio dormire con una federa in seta, perché eviterete di svegliarvi poi tutte le mattine con il viso segnato, che a lungo andare non fa altro che andare a segnare di più la pelle e quindi nell'insieme a favorire quello che è il naturale processo dell'invecchiamento. Integratori, ve ne ho già parlato, non mi ricordo se è novembre o dicembre. Vi ho fatto vedere l'integratore capelli, pelle e unghie di Swiss, per prenderci cura della bellezza della nostra pelle, delle nostre unghie e dei nostri capelli. Ogni quanto li taglio per averli così sani? Innanzitutto grazie per il bel complimento. Io non li taglio spesso, circa un paio di volte all'anno, e faccio sempre un taglio molto simile. Mi piace un taglio pari, dietro appunto questo taglio pari, e davanti faccio sempre una leggera scalatura, per aiutarmi a dare volume ai miei capelli, perché io ho tanti capelli, sono grossi, quindi sono anche pesanti, e sono lunghi, liscissimi di natura, un po' come Morticia Adams. Amo il volume, amo le onde e quindi ho proprio notato che un taglio scalato mi aiuta. Il mio consiglio è quello di fare i vostri capelli, se vedete che sono rovinati il mio consiglio è quello di tagliare. Fai la piega ogni volta? Di solito lavo i capelli un paio di volte a settimana e una volta mi piace fare una piega mossa, come oggi. Stamattina ho lavato i miei capelli, appunto ho fatto questa piega, e invece la seconda volta lavo i capelli e li lascio invece lisci, mi piace appunto alternare. Io sono liscia, amo i capelli mossi ed è sempre così, perché chi ha i capelli lisci li vorrebbe mossi oppure ricci, chi è riccia li vorrebbe lisci. Fatemi sapere se è così anche per voi. Trucchetti per far durare la piega più a lungo. Prendi la ciocca, tu fai il tuo bel mosso, ok? Una volta fatta la tua ciocchettina, la puoi tenere così con le mani, poi la puoi anche pinzare. In questo modo vedrai che la piega durerà più a lungo. Questo ovviamente oltre a usare una lacca a fine piega per fissare lo styling. Non ve l'ho ancora detto, ma io sono una grandissima fan di tutti i prodotti che vanno ad idratare le lunghezze. C'è la crema Phyto7, della quale vi ho parlato in tante occasioni, ci sono diversi oli per capelli, e poi un altro prodotto che mi piace moltissimo è l'Air Booster, sempre di Biopoint. Sì, spruzziamolo, c'è appunto da spruzzarlo sulle lunghezze e poi a pettinarle per appunto ravvivare la piega anche il giorno dopo averla
averla fatta. Ultimamente sono in fissa con l'acqua rosmarino, probabilmente avrete visto dei video su TikTok. Ho fatto anche io, se volete vederlo vi rimando su TikTok. Poi per quanto riguarda lo styling, sarebbero tantissime cose da dire, questo video diventerebbe lunghissimo, quindi se volete qui sul mio canale o su Instagram trovate appunto tanti tutorial come appunto faccio le mie onde. Passiamo al colore, perché so che la parte che vi interessa di più, avete fatto tantissime domande sul colore. Fino a qualche mese fa facevo di solito, non io personalmente, comunque insomma di solito, alla base facevo un 4.1 e invece sulle lunghezze un 6.1 a volte 5.1. Il primo numero corrisponde alla tonalità. Calcolate che l'1 è il nero, quindi si va dall'1 e più il numero cresce più il capello diventa chiaro. Entrambi i colori hanno un punto 1 che è un cenere, quindi è un colore freddo. Che mi stanno meglio i colori freddi, quindi tendo appunto a fare i colori freddi. Ora ho le lunghezze un pochino calde, il mio colore naturale tende a buttare fuori il rosso. Quindi ho costantemente, anche prima quando facevo la tinta, ogni tot dovevo fare il tonalizzante per andare appunto a togliere il rossiccio. Faccio sempre il colore anche alla base perché ho i capelli bianchi. Ho i capelli bianchi da quando ho 25 anni. Non sono tantissimi in realtà e sono tutti in un punto. Ora voi non li vedete perché ho fatto il colore, però quando sputano, sputano sempre qui in questo punto. Da alcuni mesi però, come vi dicevo, ho iniziato a fare il colore da sola, da ottobre per la precisione. Perché mia zia, solo di mio papà, fa il colore a casa da sola da tantissimi anni e lei utilizza le erbe tintorie e appunto me ne ha sempre parlato. Mi sono incuriosita, insomma, ho sempre associato le erbe tintorie, insomma l'henné, al colore rosso. Cioè ho sempre pensato che con l'henné si potesse ottenere il rosso. In realtà si possono ottenere tanti colori differenti, una bellissima gamma di colori. Se partite da una base chiara potete anche ottenere un colore chiaro, quindi potete anche insomma farvi bionde. Non puoi decolorare il capello, puoi scurirlo, puoi modificare il colore, ma non puoi chiaramente decolorarlo. A ottobre ho iniziato ad utilizzare anch'io le erbe tintorie. Sono approcciata appunto a questo mondo grazie a mia zia, mi ha fatto scoprire anche il profilo di Rosalia. Io vi linko il suo canale perché è super utile, lei è bravissima. Le ho anche scritto per chiederle consiglio, le ho fatto una testa così dicendole: vorrei coprire i capelli bianchi, vorrei un castano freddo, vorrei le lunghezze più chiare. Insomma l'ho fatta un po' impazzire, però lei è stata gentilissima, mi ha dato tantissimi consigli. Vi racconto gli step che faccio io, anche se ovviamente è tutto molto soggettivo perché dipende dalla vostra tipologia di capelli, da quanti capelli bianchi avete, se li avete, dal colore che volete ottenere, insomma ci sono tantissime variabili. Le erbe tintorie si prendono anche cura del nostro capello ed effettivamente da quando le utilizzo li vedo ancora più belli. Faccio un primo passaggio con la Lasonia, il rosso diciamo, quindi l'erba tintoria che dà il colore rosso. Mi direte: ok, perché la fai se hai appena detto che non vuoi il rosso? Perché in realtà mi aiuta a coprire i capelli bianchi e quindi l'applico soltanto sulla cute dove ho i capelli bianchi. Nel mentre utilizzo anche questa cuffia termica, indosso prima questa cuffietta, così in realtà raccolgo i capelli, poi indosso la cuffia e dopodiché metto quest'altra cuffia termica, ok? Mi sento molto sexy in questo momento. E poi dopo l'attacco alla presa, ovviamente la potete regolare e vi aiuta a mantenere il capello caldo. Ed è utile non soltanto per colorare il colore, ma anche per mantenere la testa calda, soprattutto se soffrite di cervicale. E poi che faccio un secondo passaggio invece che applico su tutta la cute, insomma, per andare a uniformare il colore. Faccio un mix di indigo. L'indigo è un nero blu, quindi se utilizzate soltanto l'indigo ottenete un bellissimo nero corvino. Se andate a mixarlo con altri colori invece ottenete diverse sfumature di castano. Chiaramente più c'è nero, più il castano sarà scuro, più la percentuale è bassa, più il castano diventerà chiaro, in soldoni. Vado a mixarlo con il sidr, fatto anche nei neutro, e vado appunto a mixarli insieme per ottenere il castano che vedete, che è un castano scuro che appunto mi piace molto. L'ultima volta ho fatto una percentuale di 30 e 70, quindi 70 di indigo e poi 30 di sidr. Sulle lunghezze invece faccio un mix sempre di indigo in percentuale minore, utilizzo un 50% e cassia. In realtà, sono sincera, io sono un po' pigra e quindi che cosa faccio? Mentre alla base proprio sono attenta, sono precisa con il mio pennellino, vado a prendere tutte le ciocche, sulle lunghezze non ho mai voglia, un po' mi stufo, prendo il mio mix e lo stendo in questo modo, quindi io non vado bene a prendere tutte le ciocchettine ed è per questo motivo che secondo me alcune ciocchettine virano un pochino a rosso. Non fate come me, voi fate i lavori fatti bene, siete scrupolose o scrupolosi. In realtà, a parte gli scherzi, perché lo faccio? Perché in realtà mi
piace comunque mantenere un po' di sfumature, quindi amo il fatto che le lunghezze abbiano diverse sfumature. Un'altra erba poi che ho scoperto è l'amla. Va da un lato a togliere rossiccio e dall'altro anche a scurire. L'ho utilizzata soltanto una volta, quindi non so dirvi tantissimo sull'amla. L'ho utilizzata sulla cute per appunto andare a, tra virgolette, tonalizzare, e l'ho utilizzata non quando ho fatto il colore, ma circa un paio di settimane dopo, per appunto mantenere il tono freddo. Quindi sto andando un pochino a tentativi, anche perché sono nuova in questo bellissimo mondo, però ripeto, è molto affascinante. Se avete delle domande, lasciatemele qui sotto nei commenti, non vedo l'ora di leggervi e di rispondervi. Se avete dei consigli per quanto riguarda la cura dei capelli e volete condividerli con me e con le altre persone che guarderanno questo video, scriveteli appunto sempre nei commenti. Se volete vedere altri miei video, ve li lascio qui e vi mando un grossissimo bacio. Ciao!